Ciao a tutte, allora, come va? Spero bene, perché questo era un altro video che dicevo che volevo fare. Allora, buona domenica a tutte e a tutti. Riproviamo di nuovo perché l'ennesima volta che registro sto video con vari dispositivi e non ne va mai una giusta, scusate il gioco di parole che ho fatto. Comunque è così. Sto facendo colazione adesso perché ho già finito, ma siccome che aveva di fare doppia colazione, anche se io sono lenta come una lumaca a fare colazione, per giunta sto bevendo un po' di latte arborea ed è anche molto buono, solo che dovrei berlo parzialmente scremato, perché io di là c'ho una, come si chiama? Una dieta da seguire perché siccome io non sto bene con lo stomaco e ho bisogno di prendere datate cose per far stare bene il mio stomaco, degli antibiotici per il mio stomaco. Cioè, antibiotici non li chiamerei più che altro, dei protettori, gastroprotettori per lo stomaco. Come già sa la mia amica iscritta al mio canale, io mi gonfio spesso la pancia a causa del troppo stress o anche perché mangio troppo in fretta ed ecco il risultato. Ma con questo non me ne faccio una colpa, purtroppo. Quando si hanno delle pecche allo stomaco, un po' per lo stress, un po' per quello che non mi voglio neanche dire, ecco tutto il risultato. Non sto qui a rivelarvi per cosa e per come ho questo stomaco. Mi pare che sia ulcera, ma non ne ho idea. Però è sempre quello: è mal di stomaco, gastro. Non so manco io come chiamarlo, perché io non sono un medico, non sono uno specialista di queste cose, quindi no comment. Comunque il mio medico di base mi ha detto che sicuramente è un'ulcera che io ho, perché com'è possibile che io ogni tanto, scusate il termine, dalla mani alla sera ho continuazione da vomitare. Non è normale questa cosa, quindi ecco perché devo fare una gastroscopia o come si chiama, non lo so, però qualcosa che c'entri con lo stomaco per entrare dentro lì nel mio stomaco e fare una specie di visita e vedere che cosa c'ho. Scusate se ballate, ma siete appoggiate sul tavolo della cucina ed è per quello. Allora, sto registrando con una Canon, non vi devo neanche dire che cos'è, però ormai ve l'ho detto, anzi non ve lo dico più, da qui in avanti faccio il piacere a qualcuno che non ve lo dico più. Però fatemi sapere se si vede bene, perché mi avete detto sì che si vede bene. Mi fido di voi, va bene? Perché allora io saluto Claudia del canale La Bottega Colorata, che a suo parere mi consiglia di registrare con la mia bellissima Canon. E va bene, registrerò con quella perché so che si vede da Dio. E niente, io volevo prendere dei cereali, non so se prenderli o meno. Intanto vi faccio vedere tutto ciò che la mia dieta mi consente di mangiare. Aspettate che mi prendo, allora, vediamo un po'. Questa è la mia dieta, dovrei mangiare, no, però così vi sto pigliando male. Ok. Questo è il foglio che mi hanno dato, se si vede perché non lo so. Sì, si dovrebbe vedere in qualche modo. Allora, questa è la dieta specifica per i consigli nutrizionali condotta per la cura del riflusso gastrico no, non mi riesci di leggerlo perché c'è la telecamera. Va bene, lasciamo perdere. Comunque, l'avete già letto voi dalla telecamera. Questo è quanto. Questo è lo stomaco, ovviamente, che si vede il disegnino.
qua ci sono tutti gli elenchi da evitare, qui da consumare con moderazione, i consigliati, latte scremato, feta che non so manco. Ah, ecco, ora mi ricordo cos'è la feta. La feta è un formaggio greco, credo che sia, con ingredienti grechi, non lo so neanche io, vabbè, lasciamo perdere. Poi formaggi cremosi light, ovvero leggeri, di capra, di soia, ricotta, verdure, vabbè. Tutto questo elenco già ce l'ho. Caffè d'orzo ce l'ho, ma io bevo quello classico perché quello d'orzo non mi fa impazzire. Banana la mangio ogni tanto, la mela idem, la pera, le uova buonissime. Poi cotto, scusate se ballate, ma io non so come farvi vedere. Allora, uova, cotto, crudo, speck, insaccati, carne, bistecca alla griglia, insomma un po' di cose ci sono qua. Cereali li mangio senz'altro, i legumi, verdure, quelle sono buonissime, mi piacciono. Allora, invece, queste qua sono i consigli, questi qua, come potete ben vedere, come vi ho fatto notare. Mentre da assumere con moderazione c'è il latte con la mozzarella. No, scusate, il latte, la mozzarella, yogurt, muesli, aceto, sottaceti, liquirizia, aglio, che per carità non mi fa impazzire, però vabbè, crauti, che non so ma cosa cavolo siano, fatemi sapere qua sotto cosa sono, scalogno, biscotti con pochi grassi, come carne tritata, magra, pollo, tonno, uova strapazzate, burro e frutta estiva, lampone, uova, succhi di frutta e vino. Vabbè, questo è ovvio, ma lasciamo perdere. No, perché ragazze, queste sono tutte cose che ci sono qui elencate, che sono tutte appunto, vi è scritto qua e non mi sto qua a ripetere. Niente. Allora, ragazze mie, queste sono tutte cose da assumere con moderazione e niente. Intanto io vi ripoggio qui. E io il latte scremato ce l'ho, però adesso mi sa che l'ho finito, credo perlomeno. Aspettate che vi metto bene, che siete messi proprio storte. Ok, sì, vabbè. Bene. Dunque, come sto stamattina? Mi sono svegliata un po' nervosition, come si suol dire nervous, perché come si dice proprio all'americana, nervous, perché ho sognato male, ho dormito bene, ma ho dormito tra bene, no vabbè, diciamo la verità, ho dormito malissimo, perché ho sognato ho fatto un sogno veramente di cacca, per non dire da scassare, non vi dico cosa, vabbè, ve lo dico se, perché non ho pensiero lingua. Da scassarmi la minchia, quindi ecco perché non mi piace tanto i sogni che faccio la notte, poi dormo male, queste cose qui, per carità, lasciamo perdere. E niente, ragazze, non so cosa dirvi, io non mi piace come sto dormendo ultimamente, quindi non ci siamo proprio. Poi direte, ma anche io sto dormendo male, lo so, ragazze, quando ci sta poco sonno si può fare poco, o prendete gocce di melatonina o non lo so, a meno che non ricorrete i video ASMR. Già, questo è quanto. Io qui stavo pensando di prendere un'altra cosa, ma non ho idea di cosa. Mi sa che ricorrerò ai cereali. Boh. Sì. È già tardino per mangiare i cereali, ma poi però si fa troppo tardi per...
Non ho idea di che ore sono, adesso ve lo faccio vedere se trovo l'ora. Sono le 11. Le 11 e 9, vedete? Già. No, non si vede. Le 11 e 9. Già. E niente. Voi direte, ma già a quest'ora? Sì ragazzi, mi sono alzata un po' tardino, non molto tardi, ma mi sono alzata alle... Sì, più delle 9. Ma cosa sto dicendo? No, sì, vi ho fatto vedere che sono... Sì, erano più delle 9, erano le 10 quando mi sono alzata, però adesso mi sono alzata che volevo andare a doccia, infatti me la farò dopo pranzo, anche se lo ciclo me l'è fatto un cavolo, però me la faccio lo stesso. Io qua sto cercando una tazza per farmi, per prendermi il latte se riesco. Eccola qua, l'ho trovata. Mi ho ricevuto un secolo prima di trovarla, eccola qua. La mia tazza preferita, vedete? Eh sì, devo prendere anche il latte ovviamente. Senza che faccia cadere nulla per terra. Sembra un mucco benga, ma può esserlo, anche se non lo è. Basta, non me ne metto altro, altrimenti a pranzo lo scarto, il pranzo non mi sta bene. Prendete un attimo che prendo il latte. Rigorosamente sempre, anche se non è parzialmente, me ne fotto. Ecco qua, aggiungo un po' di zucchero, ma non tanto. Anche perché sennò veramente è un macello. A me il zucchero mi piace tanto, però ho capito che non devo esagerare, altrimenti faccio la stessa fine di mio cugino, non so se in primo o in secondo grado, che soffre di diabete, povero lui. Aiuto, non va bene. Infatti, per chi soffre di diabete è sempre bene stare attenta sia agli zuccheri che sia agli zuccheri, ragazzi, c'è una cosa da girarsi intorno. Bene, buona colazione ragazze, perché si alza come me adesso. Cereali e latte, boh. Buono. Vi dicevo, non sono multi, non sono i Muesli, i Musli, ma sono i multigrain, ma va bene lo stesso per me.
Questi cereali sono di una bontà unica, ragazze, fidatevi, comprateli questi qua, perché sono veramente deliziosi e buonissimi, troppo buoni, mi piacciono, da matti questi, già, questi qua. Buonissimi. Avevo una roba qui incastrata in mezzo alle labbra, quindi vabbè. Nulla, non interessa a nessuno, però dettagli. Esatto, avete capito bene, buonissimi, squisiti. Ora prendo e vi sposto di là. Dove però? Non ne ho idea. Di qua. Questo. Questo lo metto qua, cioè da qua, questo lo dico. Questo lo metto di là e niente. Mi dovrei lavare i denti, ma prima devo fare anche carota con voi, no, meglio che mi lavo i denti. Perché non è una cosa bella vedermi con i denti tutti. No, anche no, grazie. Me lo risparmio, anzi ve lo risparmio. Perché ha fatto per tre? Oh, vabbè. Stavo per un po'. Sì. Stavo parlando per mezz'ora senza neanche che stessi parlando io, quindi no comment, ragazze. E vi dicevo, comunque, a parte che non se ne può più di questa maschera che abbiamo tutti, quindi non so voi, ma io sinceramente non ce la faccio andare con tutte le volte con questa maschera a come si suol dire
a trovare i miei cari, ovvero mia madrina, mio zio, però vabbè. E soprattutto che soffre d'asma. Come farà? Mi chiedo io. Cioè, siamo un po' tutti abbastanza limitati. È una cosa abbastanza spiacevole, vuol dire. Voi adesso mi direte a chi lo dici? Certo, a chi lo dico, è così, ragazze. E nulla, comunque buona domenica a tutte quelle che mi stanno seguendo adesso e che mi stanno guardando per la prima volta su questo canale. Se vi piace il video, spolliciate. E se vi piace questo canale un po' sbarazzino, iscrivetevi perché ci sono tanti altri argomenti di cui tirare fuori e attivate la cosiddetta campanellina con tutte le notifiche. Cioè, ok? Se vedete che sto guardando di là, aspettate, se non si è spenta la telecamera, sto guardando quelle case, che sperando che non mi guardino loro a me mentre sto registrando, che mi prendono per matta. Vedete? Già. E nel frattempo che sto parlando come una matta, che era spenta la videocamera, chissà perché si è spenta la videocamera, vabbè, no comment. Comunque alcune parti le taglierò perché ragazze, lo so che non devo dirlo, ma mi viene spontaneo dire questa cosa, farò quello, farò quell'altro con col video, non lo devo dire più, vabbè, non ve lo dico più, però. È più forte di me, non ce la faccio, mi viene di dirlo che taglio qua a destra a manca. Ma vabbè, ragazzi. Allora, cos'altro dirvi? Niente, che ogni tanto controllo se mi sta registrando perché non voglio che mi abbandona la registrazione. Aspettate un attimo, venite con me che vi porto di là. Allora, dunque, se non mi cade tutta la lambarata anche io qua. Ok. Ok, un posto. Perché voglio evitare che rispenga la videocamera. Ecco perché vi sto guardando così. Allora, stavo dicendo innanzitutto che nel lavaggio insomma, della mia skincare, mentre mi stavo mettendo un po' di cose, non solo in faccia, anche lavando i denti, quella parte ve la taglierò perché tanto non ve può fregare un cavolo a nessuno, per non dire un geyser, vabbè. Non ho messo la crema perché sinceramente non c'ho voglia, vabbè, poi me la metto, giuro. In un get ready di stamattina me la metterò se riesco, altrimenti metterò il me la metterò in un altro video, vediamo un po'. Nulla, volevo fare una live stamattina ma non era possibile perché ero ancora mezza addormentata e poi non faceva perché il telefono stava partendo un quarto, stavo impazzendo il mio telefono, non so perché, quindi ho detto no, lo lascio un attimo stare, cioè nel senso lo metto di nuovo in carica perché tra l'altro il mio telefono è una merda, perché ogni 2x3 si scarica, non so cosa facciamo col telefono, secondo me sta dando le sue pazzie, le sue ultime pazzie da quando l'ho comprato. Qual è? No, non è questo, è l'altro, ovvero l'iPhone 7, che questo qua non so perché l'ho comprato, è una chiavica, ragazzi, scusatemi il francesismo, ma è così. Quindi non credo, non vedo perché non devo prendere un altro, ma ci penserò quando avrò 35 anni e voi direte: ehi, che parlata, te li prendo quando avrai 35 anni, prendetelo subito. No, ragazze, non voglio stare ogni anno, ogni giorno a comprarmi un telefono. Aspettavo quando avrò 35 anni, mi compro un telefono e bye bye iPhone, non me ne compro più. Al massimo, se esisterà ancora, mi prenderò un bel Huawei o un Samsung, non lo so. Per adesso non voglio stare ogni anno a prendermi un telefono nuovo. Quello che ho adesso mi tengo finché poi non si guasta, cioè non si guasta.
Finché non funziona più, finché non fa più quello che voglio io, ok? Scusate se sto guardando all'interno di là, però sto al terrore che si interrompa la registrazione, quindi no comment. Quindi no, nulla. Allora, tra l'altro, tra un po' ci dovrebbe essere la Santa Messa in televisione, ma io non credo che me lo guardo, perché ho intenzione di fare un bel get ready with me. Non so se farlo con questa telecamera o con un'altra fotocamera, sempre del telefono. Voi cosa mi dite? Di farla con la fotocamera, infatti, me lo immaginavo. Anche se non ho ricevuto una risposta immediata da voi, però me la sono immaginata io perché lo so che a voi vi piace. Quando registro con la Canon, va bene. Allora, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo dopo questo video, perché non so neanche quanti pezzi ho fatto, ok? Cioè quanti pezzi, ne ho fatto due perché si è interrotta la registrazione. Ah, mannaggia! Un bacio ragazze, un bel like, o come si suol dire in America, un bel thumbs up, e commentate qua sotto e attivate la campanellina, ce la posso fare, la campanella, per ricevere tutte le notifiche di ogni mio video. Aggiornamento sul canale, poi seguirmi su Instagram come bravissime, come youtuber Melania trattino basso 8. Ciao ragazze, un bacio. Adesso vado in camera mia oppure prendo computerino portatile e mi monto il video. Ciao ciao ragazze, ciao, un bacio, buona domenica a tutte e buona giornata. Ciao ciao.